E adesso la parola al deputato Fedriga, prego. Grazie Presidente. Presidente, tramite lei mi rivolgo a un governo. Un governo che anche in questa circostanza, anche quando parliamo di giustizia, di certezza della pena, di reati gravi o gravissimi, sia a livello sociale, sia per l'incolumità dei cittadini, non riesce a far altro che prendere in giro questo Paese. Io le voglio portare degli esempi molto concreti, anche a chi magari ha il tempo e la voglia di ascoltarci da casa. In questo provvedimento il governo finge di aumentare le pene per determinati tipi di reati, per esempio furti e rapine. I cittadini che ci ascoltano da casa devono sapere che in questi 5 anni la maggioranza di Renzi, il Partito Democratico, ha approvato 5 provvedimenti che invece danno lo sconto di pena per i reati. Quindi non so se capite cos'è accaduto. Cioè, si finge un aumento di pena nel mentre si danno sconti di pena. Esempio concreto, un delinquente che viene condannato a 10 anni di carcere in questo paese, grazie alle norme votate dal Partito Democratico, in carcere ci starà meno di 6 anni. E dico meno di 6 anni perché ogni anno di carcere ci sono, grazie alle norme del PD, 150 giorni regalati perché il delinquente non vada in galera. Ma in più, in questi 6 anni, in carcere realmente ce ne starà solo 3, perché altri 3 anni gli daranno le misure alternative sempre votate dal PD, e vuol dire che starà comodamente a casa sua. Riassunto, 10 anni di condanna, forse starà in carcere 3 anni. È questa la certezza della pena di cui parlate? Io ho condiviso anche alcuni passaggi del collega Farina, ma non ci dica che questo governo vuole la certezza della pena, perché è l'esatto opposto. E le responsabilità anche di fatti di cronaca che testimoniano persone che hanno commesso reati e hanno potuto ricommetterli, magari anche di più gravi, perché sono liberi di circolare sulle nostre strade e nelle nostre città, non hanno soltanto la responsabilità di chi quel delitto l'ha compiuto, ma esiste anche una responsabilità politica di chi ha votato norme per lasciarli liberi. Inoltre, in questo provvedimento viene inserita di fatto una delega in bianco per modificare l'ordinamento penitenziario. Non vorrei che ciò, e non vorremmo che ciò, fosse direttamente collegato a quei 5 svuotacarceri di cui abbiamo parlato. Non vorremmo ciò perché, malgrado questi 5 svuotacarceri, la popolazione carceraria è tornata a salire. Popolazione carceraria che, ricordo, è formata dal 34% di detenuti stranieri. Non è che all'interno di questa delega in bianco nascondiate un indulto o un'amnistia, perché avete annullato il piano carceri. Annullato il piano carceri, non state costruendo carceri. Una persona normale, chi ci sta ascoltando, cosa pensa? C'è un sovraffollamento carcerario, ci sono troppi carcerati rispetto al numero di carceri. Un governo normale che vuole la sicurezza del paese costruisce nuove strutture affinché quei delinquenti stiano lì dentro. Voi che non siete un governo normale, cosa avete fatto? Li avete lasciati liberi di circolare. Aumentando ancora, siete in grado di assicurare che non ci saranno mai più sconti di pena, o meglio, ulteriori rispetto a quello che avete già approvato, non ci saranno indulti o amnistie. Voi state andando nella direzione opposta rispetto alla sicurezza che bisogna garantire ai cittadini. Le vostre misure non sono soltanto misure palesemente che vanno verso uno Stato ingiusto, ma anche verso uno Stato insicuro. Avete lasciato liberi i delinquenti, avete tagliato risorse e uomini alle forze dell'ordine. Volete umiliare le forze dell'ordine, addirittura col numero identificativo. Invece di colpire i delinquenti, colpite coloro che devono tutelare la sicurezza. Avete umiliato la nostra proposta di legge sulla legittima difesa. Avete detto che soltanto una persona si può difendere nel tempo notturno. State prendendo in giro quelle persone che proprio in conseguenza alla mancata politica di sicurezza sono costrette a difendersi da sole, e voi cosa fate? Le umiliate facendole perseguitare da uno Stato.
State facendo sì che la vittima diventi per lo Stato il carnefice. Avete addirittura permesso, senza intervenire dal punto di vista legislativo, malgrado le pressioni e la collaborazione dell'opposizione, malgrado la collaborazione della Lega, continuate a permettere che qualche delinquente, che magari fa una brutta fine giustamente, perché cerca di mettere a repentaglio la vita di persone innocenti, di persone per bene, ebbene permettete che le famiglie di quei delinquenti prendano pure il risarcimento da queste persone che si difendono. Insomma, avete creato un provvedimento che non risolverà i problemi, anzi li aggraverà. Perché oltretutto, se era un provvedimento così urgente, così importante, che addirittura il governo ha voluto porre la fiducia sullo stesso provvedimento, perché l'avete tenuto 2 anni fermo al Senato? Non siete credibili. E oltretutto devo dire, fare anche un appunto ai colleghi di maggioranza. In questo provvedimento ci sono 2 deleghe pesantissime, deleghe in bianco che vengono date al governo e il provvedimento che prevede deleghe, il governo ci mette pure la fiducia, quindi di fatto estromette il Parlamento da qualsiasi tipo di controllo e voi come un solo uomo votate un provvedimento che ha dei palesi profili oltretutto di incostituzionalità. Cosa bisogna fare? Noi non siamo qui soltanto a protestare. Abbiamo fatto delle proposte e vogliamo continuare a farlo. Abbiamo parlato del piano carceri. Abbiamo detto che, per esempio, bisogna fare accordi bilaterali con i paesi d'origine dei detenuti per fare scontare le pene nei paesi d'origine da parte degli stranieri. Quei 22.000 detenuti in meno avrebbero già risolto gran parte del sovraffollamento carcerario. I cittadini non sarebbero costretti a pagare con le loro tasse, il loro sudore, la loro fatica 1 miliardo di euro all'anno per mantenere dei delinquenti stranieri e si tornerebbe a ragionare di delinquenti in galera e cittadini onesti tutelati. Allora, Presidente, guardi, noi lo diciamo con molta chiarezza, su questo non ci è stato permesso di fare delle proposte concrete di modifica in Commissione. In Aula è stata posta la questione di fiducia. Il Governo, invece che dire che i cittadini hanno diritto a un processo rapido, giusto, che metta in galera i delinquenti e non lasci sulla graticola le persone oneste, la grande soluzione che trova è l'aumento dei tempi di prescrizione di un processo. Ma anche questo è una totale perdita, la volontà di perdita di responsabilità, invece di agire perché la giustizia funzioni, si decide di aumentare i tempi dei processi. Ebbene, come può una persona normale, non un deputato di opposizione, approvare un provvedimento di questo tipo? Noi le chiediamo con grande chiarezza, quei pochi mesi che rimarranno, ci auguriamo giorni, ma purtroppo non è così, visto anche come stanno andando i lavori parlamentari, di riacquisire un po' di ragionevolezza. Per esempio, ve lo chiediamo, ma con estremo spirito collaborativo, fate ripartire al Senato la norma per cui noi abbiamo collaborato per eliminare gli sconti di pena, il rito abbreviato per i reati gravissimi. Non chiediamo la luna, chiediamo soltanto di portare avanti delle misure di giustizia. Approviamo la proposta di legge della legittima difesa scritta dalla Lega. Non chiediamo la luna, chiediamo soltanto che il cittadino onesto non diventi un delinquente di Stato. Andiamo avanti con il piano carceri, facciamo gli accordi bilaterali. Adesso stiamo facendo una demagogia populista. Lo chiedo con estrema onestà ai rappresentanti della maggioranza e del governo. A noi non sembra, a noi sembra che questo sia semplicemente il ragionamento di una persona comune che gira per le nostre strade e si domanda come è possibile che Rom Zingaro, che ha fatto il furto alla cinese che successivamente è morta e presumibilmente è lo stesso che ha ammazzato delle minorenni, sia stato libero di circolare. È una domanda normale o no? Voi, la vostra domanda a cui rispondete questa è: lasciamoli liberi. La nostra domanda è: quella persona doveva stare in galera, non poteva essere libero dopo pochi mesi.
Per questo noi non potremmo votare favorevolmente a questo provvedimento. Per questo contestiamo il governo. Non siamo opposizione aprioristica, siamo opposizione nei contenuti. E i vostri contenuti sono disastrosi, non per la Lega Nord, ma per il Paese. Vi prego, presto a casa, presto elezioni, i cittadini decidano, presto da chi essere governati, ma il quarto governo non eletto da nessuno. La quarta maggioranza non uscita dalle urne non può prendere in mano provvedimenti così delicati e mettere a rischio sicurezza dei cittadini di questo paese. Grazie. La ringrazio.